La poesia dovrebbe essere letta e recitata, diffusa per l'aria e conosciuta in ogni dove, con parole libere d'essere concrete o astratte. Essa è una disciplina seria, non dovrà annoiare. Dovrebbe essere consapevole, stabilita prima, senza fronzoli, facile, semplice, comprensiva. La poesia non ha bisogno di riempitivi qualsiasi. Per fortuna si nutre del lavoro dei poeti di prima. Essa viene dopo la prosa, non chiacchiera, è rigorosa. Deve convincere sia l'ignoranza che l'aristocrazia. La poesia non è una via di mezzo, è tutta d'un verso. Non nasce per apparire, ma per dire ed esser detta. Non per forza maledetta, bensì baciata con arte, sempre in disparte, ma i poeti la fanno concorrere. La poesia se ne vorrebbe fregare di tutto, è un frutto puro, ma non fa affidamento che su se stessa, fuori dal sistema. Un pensiero vero che non si lascia facilmente fuorviare. Elegge la parola, la sacrificherà, solo se ne varrà la pena.